Allora, Orazio Ferniani, ciao, e Ciao. adesso so che tu sei impaziente di metterci al corrente di questa tua Rilettura. rilettura del messaggio di Vladimir Putin sul New York Times. Sì. Vai. Allora, intanto il titolo è veramente emblematico. Si chiama A Plea for Caution from Russia, e cioè appello di avvertimento rimprovero dalla Russia di Putin al popolo americano. E comincia: Recent events surrounding Syria have prompted me to speak directly to the American people and their political leaders. I recenti avvenimenti, eventi attorno alla Siria mi hanno spinto a parlare direttamente al popolo americano e ai suoi leaders politici. Traduco senza stare Sì, a leggere. certo, È certo. importante farlo in un momento di comunicazioni insufficienti fra le due nazioni. Importante questa cosa. È Dopo vero. esaminiamo tutto. Adesso fammelo leggere senza interruzioni. Le relazioni fra noi sono passate attraverso vari stadi. Noi abbiamo avuto contrasti fra di noi durante la guerra fredda, ma siamo stati anche alleati una volta per abbattere il nazismo assieme. L'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite fu instaurata allora per prevenire che tali devastazioni possano mai più avvenire. I fondatori delle Nazioni Unite capirono che le decisioni per procacciare la guerra o la pace potrebbero avvenire solo col consenso, e tralascio altre cose che è troppo lungo. Nessuno vuole che l'ONU subisca lo stesso destino della società delle nazioni. Questo potrebbe accadere se i paesi più influenti bypassano le Nazioni Unite e intraprendono un'azione militare senza l'autorizzazione del Consiglio di sicurezza autonomamente. Bene. Il potenziale attacco degli Stati Uniti contro la Siria, nonostante la forte opposizione di molti paesi e importanti leader politici e religiosi, compreso il Papa, si tradurrà in sempre più vittime innocenti e in una escalation di violenza, con il pericolo di diffondere il conflitto ben oltre i confini della Siria. Un attacco potrebbe scatenare una nuova ondata di terrorismo e potrebbe minare gli sforzi multilaterali che tendono a risolvere il problema nucleare iraniano e il conflitto israelo-palestinese, oltre che destabilizzare ulteriormente il Medio Oriente e il Nord Africa. Un attacco potrebbe far crollare l'intero sistema di diritto internazionale e minarne l'equilibrio. Giustamente, poi andiamo a esaminare tutte queste fasi. La Siria non è terra di una battaglia per la democrazia, ma di controllo armato fra un governo legale ed un'opposizione di un paese multireligioso. Ci sono pochi campioni di democrazia in Siria, ma ci sono molti combattenti di Al-Qaeda ed estremisti di tutte le bande che combattono il governo. Legittimo, dico io. Aspetta, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha indicato in Al-Nusra e lo Stato Islamico dell'Iraq e del Libano, che combattono con l'opposizione, come organizzazioni terroriste. Questo è un conflitto interno, alimentato dalle armi straniere fornite all'opposizione, a una delle più sanguinose, è una delle più sanguinose del mondo. Mercenari provenienti dai paesi arabi combattono in Siria e centinaia di militanti che provengono dai paesi occidentali e anche dalla Russia. Queste persone non potrebbero tornare nei nostri paesi dopo l'esperienza acquisita in Siria? Dopotutto, dopo aver combattuto in Libia, gli estremisti sono passati nel Mali e poi dal Mali anche in Siria. Questo ci minaccia, è una minaccia per tutti, perché una volta finita in Siria possono attaccare dovunque. Certo. Sono loro che sono inventati il termine di terrorismo e Infatti, adesso pensano di sfruttarlo, ma fino a un certo punto, dopo. perché il termine di terrorismo si ripercuote contro loro E signori. certo, andiamo avanti. Fuori dalla scena, la Russia ha improntato un dialogo pacificatore che permetta ai siriani di sviluppare un piano di compromesso per il loro stesso futuro. Noi non stiamo proteggendo il governo siriano, ma il diritto internazionale. Non cerchiamo di utilizzare il Consiglio delle Nazioni Unite per credere la legge e l'ordine nel complesso e turbolento mondo attuale è una delle poche vie per trattenere alle relazioni internazionali da scivolare nel caos. La legge è ancora la legge e noi dobbiamo seguirla, che ci piaccia o no. Secondo il diritto internazionale attuale, l'uso della forza è consentito solo per legittima difesa o per decisione del Consiglio di sicurezza. Tutto il resto è inaccettabile ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e costituirebbe un atto di aggressione. Certo. Nessuno dubita che il gas velenoso
sia stato utilizzato in Siria. Vi è però una ragione di credere che questo non sia stato utilizzato dall'esercito siriano, ma dalle forze di opposizione per provocare l'intervento da parte dei loro potenti protettori stranieri, che rischiano di schierarsi con i fondamentalisti. Rapporti che dei militari stanno preparando un altro attacco, questa volta contro Israele, non può essere ignorato. Del resto anche Chirico e la sua testimonianza va certo in questa direzione, perché lui dice non posso finiamo che se no non finiamo più. Non può dire perché è un vigliacco. Non divaghiamo, poi facciamo tutte le considerazioni. È un servo e un vigliacco. È allarmante il fatto che l'intervento militare in conflitti interni di paesi stranieri sia diventata la prassi comune per gli USA. E qui comincia l'attacco. È nell'interesse a lungo termine degli Stati Uniti? Ne dubito. Milioni di persone in tutto il mondo crescentemente vedono l'America non come un modello di democrazia, ma come un paese di bassa che basa la propria potenza unicamente sulla forza bruta, coinvolgendo coalizioni sotto lo slogan o sei con noi o sei contro di noi. Ma la forza si è dimostrata inefficace ed inutile. L'Afghanistan sta annaspando e nessuno può dire cosa accadrà dopo che le forze internazionali si saranno ritirate. La Libia è divisa in tribù e clan. In Iraq la guerra civile continua, con dozzine di morti ogni giorno. Stati Uniti molti disegnano un'analogia tra Iran e la Siria, tra l'Iraq e la Siria, e chiedono perché il loro governo vorrebbe ripetere gli stessi recenti errori. Non importa quanto mirati siano gli attacchi e quanto sofisticate le armi, il coinvolgimento dei civili sono inevitabili, inclusi i vecchi e i bambini, i quali attacchi dovrebbero essere tesi a proteggerli, cioè si riferisce qui agli attacchi fatti dagli americani, non è detto, ma è questo certo, il senso. Certo. Il mondo reagisce... Hanno fatto dei massacri terribili. Con la scusa di andare a salvare le popolazioni civili. Il mondo reagisce chiedendosi se non si può contare sul diritto internazionale, allora si devono trovare altri modi per garantire la sicurezza. E così un numero crescente di paesi cerca di acquisire armi di distruzione di massa. Questo è logico, se si ha la bomba nucleare nessuno potrà attaccarli. Siamo stanchi di parlare delle necessità di rafforzare la non proliferazione nucleare quando nella realtà tutto questo viene inibito. Dobbiamo smettere di usare il linguaggio delle forze e di ritornare alla via del civile rapporto, accordo diplomatico e politico. Aspetta che qui arriva la parte più interessante. Una nuova opportunità di evitare l'uso della forza dell'azione militare contro la Siria è emersa pochi giorni fa. Gli Stati Uniti, la Russia e i membri della comunità internazionale possono avvantaggiarsi dall'accelerazione del governo siriano dell'accettazione del governo siriano di mettere gli arsenali chimici sotto il controllo internazionale per la successiva distruzione. Valutando le dichiarazioni del Presidente Obama, gli Stati Uniti vedono questo come un'alternativa all'azione militare. Un benvenuto all'interesse del Presidente di continuare il dialogo con la Russia sulla Siria. Noi dobbiamo lavorare assieme per mantenere viva questa speranza, come noi auspicammo all'incontro del gruppo degli otto a Lough Erne in Irlanda del Nord a giugno, e dirigere la discussione di nuovo verso i negoziati. Se noi potremmo evitare la forza contro la Siria, questo migliorerà l'atmosfera negli affari internazionali e accrescerà la mutua fiducia. Sarà un nostro condiviso successo e aprirà la porta alla cooperazione su altre questioni critiche. Ecco la ciliegina. La mia attività e personali relazioni con il Presidente Obama è ripetilo, questo è scritto da Putin sul New York Times, firmato dell'altro ieri, 11 settembre, non a caso l'11 settembre. La mia attività e personali relazioni con il Presidente Obama è contraddistinta dalla crescita della fiducia e io lo apprezzo. Io ho studiato attentamente il suo comunicato, dell'altro ieri sempre, alla Nazione di martedì. Vorrei esprimere il mio dissenso quando rappresenta l'eccezionalità americana, come appunto dice Obama, che identifica la politica degli Stati Uniti, quello che rende l'America diversa. È ciò che ci rende eccezionali, ha detto Obama. È estremamente pericoloso, dice Putin, invece, incoraggiare la gente a vedere se stessi come eccezionali, e noi sappiamo a chi riferirci anche, qualunque sia la motivazione. Ci sono grandi paesi e piccoli paesi, ricchi e poveri,
quelli con lunghe tradizioni democratiche e quelli che ancora devono trovare la loro strada verso la democrazia. Le loro politiche sono diverse anche. Siamo tutti diversi, ma quando chiediamo la benedizione del Signore non dobbiamo dimenticare che Dio ci ha creati tutti uguali. Assolutamente. Bel riferimento agli ebrei. Che ritengono di essere gli unici figli popolo di quel eletto. Cialtrone di Yahweh. Capito? E questo a lui si riferiva. Esatto. È evidente. Quindi tutto questa questo è la radice del problema. Allora, qui ci sono un sacco di verità. Il signor Putin non è stato smentito da Obama, quindi quello che dice qui è vero. E qui dice un sacco di cose. Dice innanzitutto che quello che ci è stato raccontato dalla televisione, dalle radio e dai giornali di Stato è completamente falso, perché c'è un gruppo di cosiddetti ribelli mercenari, come appunto giustamente sono ribelli, li sono chiama, solo mercenari, sono pagati 8.000 euro al mese, assolutamente, oppure a contratto, e lì parliamo di qualche centinaio di migliaia di euro o dollari. Ma tra l'altro questo è molto interessante, perché gli ultimi dati che mi risultano, risulta che per pagare questi tagliagole assassini si sono completamente impoveriti tutti quei paesi, no, rivieraschi dell'Arabia, compresa l'Arabia Saudita, che non hanno più un cazzo di una lira, no, da pagare, perché gli americani gli hanno fatto pagare questi qui per 2 anni e 2 anni e mezzo, il che mi fa molto piacere, perché quando entrerà in crisi tutto quel sistema, la ribellione interna a questi principotti da 4 soldi che spendono tutti i soldi che ricavano dal petrolio nei casinò e con le loro femmine, finiranno tutti dove devono finire. Allora, intanto per ricollegarsi alle varie, diciamo, affermazioni non sconfessate da Obama, quindi abbiamo i mercenari, abbiamo il fatto che sono finanziati dagli americani e dagli israeliani, come dice fra le righe molto chiaramente. Sono finanziati, i soldi li hanno messi anche le armi, poi ovviamente pagano gli Emirati, questo pagano lo sappiamo, gli Emirati, i principati dell'Arabia. Dice chiaramente che l'intenzionalità degli Stati Uniti era prioritariamente di far valere la forza bruta, come è stato fatto in tutte le altre vicende, lo dice chiaramente Putin, non enuncia fatto per fatto, ma glielo imputa chiaramente, e quindi tutte queste cose, diciamo, complessivamente ci danno uno scenario in cui praticamente gli Stati Uniti, che si avocano diciamo la figura dei liberatori, no, e dei portatori di pace, dei portatori di democrazia, in realtà in questi ultimi 100 anni hanno sconquassato di più, questi ultimi 200 anni. Dall'attacco contro il Messico per impossessarsi Santana, sì. Ricordiamoci una cosa molto importante, ci sono alcuni film che esaltano gli eroi di Alamo. Erano degli eroi. Non scambiamo le cose. Per forza, sono per morti forza. Combattenti. Eroi per forza. Esatto. Sono combattenti che hanno combattuto fino alla morte. Ma perché Santana, che comandava l'esercito e che era anche presidente del Messico, non voleva la gente in Messico, non voleva gli americani, perché avrebbero portato la schiavitù anche in Messico, laddove il Messico la schiavitù l'aveva già eliminata a norma di legge da svariate decine d'anni. Quindi siamo nel 1832, gli americani hanno eliminato la schiavitù nel 1865, quindi sono gli schiavisti. Erano schiavisti e continuano a essere schiavisti. Assolutamente, in modo diverso, però ecco, e quindi gli imputa pure, a proposito
dei missili a teleguidati intelligenti, no? Sì. Quelli che dicono che vanno a colpire l'obiettivo, in realtà li smentisce anche su quello, esatto, e dice non è vero niente che no, vai... servono per terrorizzare la popolazione civile. Assolutamente, appunto. È così. E quindi il mondo reagisce chiedendosi eccetera eccetera, e quindi identifica oramai, lo dice chiaro e tondo, non più gli Stati Uniti come liberatori, ma come gli affamatori, come i delinquenti mondiali, cioè quelli che vanno a distruggere senza creare nulla, perché gli dice che in Iraq, in Afghanistan, certo, dappertutto basta lo sconquasso vedere i risultati parlano pessimo, chiaro. Pessimo. E quindi dice in pratica che la Russia ha tentato molte volte di entrare in rapporti con gli Stati Uniti e questi fino all'ultimo non volevano. Poi alla fine evidentemente qualcuno gli ha detto all'orecchio: stai attento che passi guai, sì, vabbè, a Obama. Gliel'ha scritto qualcuno del Ministero qualcuno degli che doveva, Esteri, in ogni caso. E a un certo punto gliel'ha ha detto, gli dice: guarda che noi ne abbiamo già parlato l'8 giugno all'Off Earn, sì, e quindi guarda che noi da lunga data che stiamo cercando l'accordo. E poi gli dice: stai attento, amico caro, che quelli che dicono di essere il popolo eletto fanno sempre una brutta fine. Glielo dice fra le righe anche qua. Certo, ma prima non di tutto solo... la fanno fare a te. E poi in un secondo tempo la faranno anche loro, cosa che noi ci auguriamo. Sì. Allora, sei rimasto, tu... arriviamo da tanto tempo che mi auguro, capito? Anch'io. No, aspetta, un minuto che voglio ancora fare una conclusione. Guarda, siamo a 13 minuti. A nome del grande scrittore italiano Giovanni 17. Papini. Allora, grande scrittore italiano Giovanni Papini. Allora, i nostri amici che ci ascoltano rimarranno stupiti. Dice: ma tu che cosa vai leggendo? Ebbè, lo leggo. Allora, Papini è del 1880. È il più grande scrittore italiano. No, è il più grande scrittore italiano della prima metà del Novecento. Assolutamente. Ed è morto nel 1960. Non guardiamo che non sia stato di moda, ma è un grandissimo scrittore. Non me lo ricordo. L'hanno cancellato, no? Esatto. L'hanno cancellato perché diceva le cose come dovevano essere. Come erano. Dice: si può negare l'esistenza degli dèi, ma non si può negare l'esistenza delle religioni. Se ce ne sono tante e sono riuscite a sopravvivere per tanti secoli, vuol dire che rispondono a un bisogno profondo dell'anima umana. Come dicevamo, certo, non ci possono essere puttane se non ci sono i puttanieri. È fuori discussione. E qui andiamo, è la stessa lega, esatto, persone di stessa lega, puttane anche e puttanieri. Anche nei paesi più intelligenti e civili, la maggior parte della popolazione appartiene a una chiesa. È necessario dunque che ne scelga una anch'io. Perché questo nel libro si figura un personaggio che si chiama Gog. Il libro intitolato Gog ha avuto moltissime riedizioni, consigliamo ai nostri amici di andarcelo a leggere perché è un concentrato di vera saggezza, italica. Ma la scelta è terribilmente difficile. Capito? È difficile scegliere la religione. È difficile trovarne una. Io vivo di solito in paesi cristiani e la mia religione dovrebbe essere il cristianesimo. Ma confesso che il cristianesimo, per quel poco che io ne conosco, mi spaventa. Sono pronto a quello riconoscere... Quello che diceva Gandhi, io ammiro molto il Cristo, ma mi spaventano molto i cristiani. Sono pronto a riconoscere che la più perfetta e la più sublime delle religioni, in quanto derivata, come noi abbiamo dimostrato, dal neoplatonismo, come abbiamo dimostrato tante volte, ma purtroppo contraddice e condanna tutti i miei istinti più radicati. Io detesto gli uomini e il cristianesimo mi impone di amarli. Duro fatica a sopportare gli amici e il cristianesimo mi obbliga a abbracciare i nemici. Sono uno degli uomini più ricchi della terra e il cristianesimo insegna il disprezzo e la rinuncia delle ricchezze. Hai capito, Francesco I? Hai capito, Gorgo Bergoglio? Leggiti Papini. Ho tendenza a godere della crudeltà e il cristianesimo mi impone la mitezza e mi invita a piangere sul martirio di un giustiziato. Ma com'è che voi, preti, non sentite le parole che scrive Giovanni Papini? Salto e va. C'è, prima di tutti, un tempio indù diviso in tre parti.
atrio, santuario e cella, secondo le migliori regole. La divinità da me scelta, la dea Kali e Shiva il distruttore, sono servite da un vero bramano, assistito da un puroita o cappellano e da un gruppo di danzatrici sacre, bayadere. Vi si celebrano i 5 sacrifici quotidiani, Sandhya, e ogni tanto le feste della dea Kali, in onore della quale viene sgozzata una capra. Ricordiamo gli uomini, gli dea Kali, i romanzi, di Salgari. Io me ne sono letti tutti, 32. Vabbè, se tu guardi Veda, c'è tutta una grandissima mistica del sacrificio che noi non riusciamo a concepire con la nostra cultura. Allora andiamo avanti, perché ne avevamo parlato, ti ricordi, stamattina, sul ruolo e le funzioni delle religioni e dell'essenza delle religioni. A pochi passi si eleva un tempio buddista, disposto secondo il rito cinese. È un grande stanzone vegliato da mostri all'entrata. In fondo v'è la statua di Maitreya, futura incarnazione di Buddha, e nel centro quella di Sakyamuni, cioè il Buddha storico. In mezzo ai suoi discepoli preferiti, Ananda e Kasyapa, due monaci venuti da Zhejiang, vestiti di giallo, assicurano il culto, che è del resto semplicissimo. Di fronte Ananda c'è il tempio di Zeus. Fratello di fronte c'è il tempio di Zeus, in marmo, di stile dorico. La religione pagana veramente è morta, ma ebbi la fortuna di trovare nella Francia del Sud un tardo discepolo di quel Gabriele o Clerc che sotto il nome di Quintus Nuncius volle risuscitare l'antico paganesimo al tempo della rivoluzione francese. È un vecchio con una florida barba, grande studioso e ammiratore di Giuliano Imperatore, e ha ricostruito come meglio ha potuto le tradizioni dei sacerdoti flamini. Ogni poco si raccomanda perché gli conceda una vacca o un toro per i sacrifici, e s'accontenta invece di un vero vitigno. Giorgio! Di uno dei miei cowboys. Allora, io vorrei concludere. Ma non c'entra niente. Allora, come no? Io vorrei... per sottolineare la relatività e la compresenza delle religioni. Sì. Nessuno ci può imporre la propria religione, cominciare da ebrei. Ma eravamo partiti dall'appello di Putin. È la stessa cosa. L'appello di Putin, però, non entriamo troppo nel mistico, nel trascendente, perché sennò non ne usciamo più. È la stessa l'appello cosa. Di Putin, Epli, eccetera, eccetera, eccetera. È un appello che la dice chiaramente sui rapporti di forza che ha acquisito la Russia. Qualche anno fa la Russia non avrebbe mai potuto fare una cosa niente del genere. Esatto. Non contava niente. Quindi vuol dire che stiamo finalmente passando il Rubicone. Il bastone di comando sta passando dagli Stati Uniti all'est, che sia Russia, che sia Cina, che sia India, comunque passa all'est. E quindi siamo in una fase di transizione. Ci siamo, noi in questa fase possiamo giocare il nostro ruolo. È questo che volevo dire. Allora, io voglio concludere, perché ho letto non a caso questa cosa. Sì. Che loro, in nome del protestantismo cristiano e del sionismo cristiano, che è una diretta derivazione dell'ebraismo, non possono pretendere di comandare sulle altre religioni. Oh, ecco. In maniera ancora più ampia e diciamo olistica, ecco. È chiaro. Ecco. Questo è il concetto.